Dopo aver completato il contratto di assassinio a San Gimignano, ovviamente adesso tocca a quelli di Firenze. E vi spiego una cosa prima di partire. È vero che il Distretto Sud non lo abbiamo ancora sbloccato, perché ci vorrà ancora un pochino, però vi svelo un segreto. Nel Distretto Sud non c'è una piuma, non c'è un contratto di assassinio, non c'è una missione secondaria. Ci sono alcune missioni primarie e ci sono i punti di osservazione, perché del resto, ragazzi, nel Distretto Sud, nell'Ortrarno, non c'è praticamente niente, il che, insomma, è anche un po' un bene, perché vorrei fare tutti i collezionabili adesso. Prima, però, passiamo da Leonardo, perché ha qualcosa da dirci. Leonardo! Ezio, che bello vederti, posso aiutarti? Sì, ma accendi la luce, no? Ne hai recuperata un'altra! Magnifico! Ah, complesso. Una sostituzione numerica è un cambio di lingua. Un momento. Fatto. Due pagine del codice decifrate. Nobili prezzi per nobili artisti. E punti di salute mi avrà dato. Vabbè, non importa. Importa che adesso andiamo a fare quello che dobbiamo effettivamente fare e partiamo da qui. Forza. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri. Se non potete permettervi il lusso, state alla larga. Sanguisughe appena pescate, a chi serve un salasso? No, grazie. Non ci tengo, grazie. Mi sei tipo frantumato il ginocchio a fare una cosa così, però vabbè. Interagiamo col primo, che sarà? Osserva e agisci. La butto lì. Oh, no, è un giorno al mercato, proprio l'ultimo. Quindi già immagino in che punto della mappa di Firenze dovremmo recarci. Sono, a differenza di San Gimignano, come fatto prima, sono 8 a Firenze, mentre a San Gimignano erano 7. Praticamente, ve lo spoilero già, sono 8 a Firenze e Venezia, sono 7 a San Gimignano e Forlì. Ovviamente, i prossimi che faremo, penso anche tra un pochino di tempo, saranno quelli a Forlì. Poi dopo a Firenze faremo contatti di assassino, faremo le, come si chiamano, le tombe dell'assassino. E poi, quando avremo sbloccato tutta Venezia, allora a quel punto faremo anche le corse, i pestaggi e le consegne. Sono così, giusto? Credo di sì. Comunque, corse, pestaggi e consegne, se non vado errato. E poi finirò anche io di raccogliere tutte le piume varie per arrivare al 100% di sincronia proprio con l'ultima missione. Ok, va detta una cosa, che qua a Firenze c'è una missione parecchio rognosa, un contratto d'assassinio che spero di riuscire a fare al primo colpo, che è quello dove devi uccidere 10 bruti in un minuto. È assurdo, ragazzi. Una difficoltà pazzesca, penso sia una missione secondaria che è più difficile di tutte le missioni primarie. Anyway, questo è un problema che affronteremo più tardi. Adesso dobbiamo affrontare il problema di trovare il tizio che va ucciso. E più che altro ho il problema che dal basso vedi malino, quindi sarebbe anche giusto salire un po'. Forse l'ho visto. Forse. No, era qualcosa di luminoso. Ok, già abbiamo problemi ancora prima di partire. Fantastico. Yeah.
Di sicuro non credo sarà in alto il bersaglio, quindi se ce la facciamo un po' a piedi non credo sia mal di tanto. Il problema è proprio trovarlo. Mi spiace davvero. Ci sta dando parecchio filo da torcere. Ma dove sarà? Ma dove sarà, ragazzi? Tanto non fa male un po' di vita. Buona serata. Bersaglio. Ok. I got it. Sapevo che fosse nascosto sotto qualche tettoia qualcosa di curioso. Ma come si fa a passare di qui e non fermarsi ad ammirare i miei tesori? Si passa perché si deve uccidere le persone, capito? Si devono uccidere le persone e si uccidono. E uno è andato. Ho dato 6 minuti solo perché non trovavo il tizio, vabbè. Andiamo al secondo. Così. La! Si, do, re, mi, fa, sol. Bemolle, a caso. Vabbè, secondo. La scommessa questa volta la faccio su ordine del giorno. Ed è, attenzione, attenzione, arcieri cadenti. Ne azzeccassi una. Comunque è bello uccidere le persone sui tetti. Uno, perché le trovi subito. Due, perché puoi sbizzarrirti sul come ucciderle. Che diavolo ci... Laggiù! Dovete prendere... Buono. Silenzioso. Scendi subito! Scendi giù, bastardo! Scendo, scendo, ti preoccupa. Minchia, lontanissimo, 240... Io penso siano miglia. No, miglia, scusate. Una misura non che sia metri, perché... È impossibile che 240 metri siano così tanti. Infatti. Aspetta, chi è che mi vuole colpire? Lui. Laggiù, prendetelo! Zitto. Qui siamo anche ricercati, fantastico. Non colpitemi, vi prego! Scendiamo. Dov'è il tizio? Eccolo lì. Fuori. Ho aumentato il livello di ricercato a caso. Va bene. Oh sì, che assist meraviglioso. Ma sei un coglione. Sei un coglionazzo unico. Sei un coglionazzo unico. Sì. Guidano le nostre vite. Stai facendo. Aspetta. Buono. Fareste forse affari con il lupo che si mangia le vostre pecore? No, di... Cosa? Il lupo che si mangia. Vabbè, ok. In realtà volevo atterrare per mettere a tacere lui, però
evidentemente il gioco non era d'accordo e allora devo risalire da qui. Caro menestrello, non è un menestrello chiamato io così. Fosse Ezio Auditore il problema. Ma fosse veramente Ezio Auditore il problema. Ehi, che buffo che potrebbe essere lui. Dov'è andato? Ehi, sei morto. Dov'è? Ah beh, due piccioni con una fava allora. Il cuore malvagio di quell'erede. Perfetto. Meno male si poteva essere beccati in questa missione. Va bene, il secondo è andato. Andiamo verso il terzo. Udite, udite! In seguito alla piena dell'arma... Ah, cambi discorso adesso. Furbetto lui. Dannazione! Come la sua merce! E adesso saliamo, perché ci attende... Il terzo su otto. I giovani che si arrampicano sugli edifici. Eccomi. La scommessa adesso va su cave a Temperor. A caso. No, suicidio politico. 351 metri. Non vedo di sbloccare i viaggi rapidi, ragazzi. E qua il Duomo va per forza raggirato, sennò non ci si fa. Mi dispiace. Venite, amici, ho urina fresca di pecora e piastre di... Interessante, Omino. Oddio. Ah, è dal ricordo. Adesso capisco perché sono così tanti metri. Mo torna tutto. Non c'è nulla per te, piccafone. Ok. Allora. Senza farmi scoprire. Il che significa che vanno per forza soldati... dei geni ad aiutarci. Tosto. Ma non sono questi geni di cui abbiamo bisogno. Io ho bisogno dei mercenari o delle cortigiane. I miei ordini sono di uccidere gli intrusi. Va giù, bastardo. Tosto. Perché dei ladri ora come ora me ne faccio poco. E quindi dobbiamo andare alla ricerca. Ma è pazzo. Completamente. Prima di fare qualsiasi mossa di combattenti affidabili. Che sono sparsi per tutta la città, poi quando ti servono non li trovi, non ci sono, non esistono. Portate qui i malati e i feriti. Mo si trovano, eh. Corre un bel... Raga, che palle. Mi sa che adesso mi metterò a cercarli e taglierò il video, perché sennò qua tipo diventa un video di un anno e mezzo.
Allora, siccome la mia ricerca è stata piuttosto sia inutile che anche esaustiva, mi fido dei ladri. Mi fido di loro. Cosa per muoversi così? Le emorroidi? Basta, smettetela, Marrani! Il boia non basta, aspetta che voi! Marrani! Aspetta che ti metta le mani addosso! Grande. Perfetto. Vabbè, là di hanno perfetti allora. Troppo tardi, fratelli. Troppo tardi. Ora attenti a non scoprirvi, uomini! Ah, liscio. Va bene, va bene. Fermo lì. Lo prenderemo. Non si passa. Era una cosa così semplice alla fine che proprio mi vergogno, guardate. Comunque, oh, lontanissimo. Cazzarola. Proprio in culo ci hanno mandato a fare sta missione, vabbè. Vabbè, si fa un po' di strada. Si fa un po' di strada insieme appassionatamente. E completato il prossimo saremo esattamente a metà di questa serie di missioni. E completate questa serie di missioni, queste 8 contratti di assassinio, saremo esattamente laggiù, eccolo, addosso! A metà contratti proprio di tutta la storia. Calcolate che per meno sono 2 ore tutti i contratti. Tutti insieme. Andate a vedere. Volete le botte per caso? Via! Subito! Laggiù! Inseguitelo! Forza! Non ci voleva. Ah, anche il popolo dalla mia parte. Vedete quanto state sul cazzo però. Ste guardie bastarde. Detto, l'ho perso. E mo, non solo li trovi, ma trovi anche un bel cazzo nel culo tipo questo. Ops, scusate il termine, ma ci voleva. Uno fuori. Laggiù, inseguito! Beh, bello. Bello, Ezio. Bellissimo. Non fatemelo scappare! Laggiù, inseguitelo! Oh, ce la puoi fare però, eh. Laggiù! Veloce, più veloce! Fuori 2. Fuori 3. A posto. Il livello di ricercato non è aumentato e allora noi... Non faccio la scommessa questa volta. Cavet Emptor. Emptor. Avevo detto Emperor prima. Ok, vediamo che ci dice. Uccidere il bersaglio. Vabbè ragazzi, io intanto ho soldo dei ladri. Si sa mai. Io uomo desidera ricordare a tutti i cristiani di sicura fede che occorrono limosine. Allora, vediamo dov'è sto bersaglio. Però credo che sia qua vicino. Perfetto. Intesi. Come scusa? Salute a voi. Senza dubbio è un uomo audace. Scusa. Fare così? Guardie, preti e cortigiani, tutti uccisi. Boom! Perfetto. Ne ho anche altro. Caveat Emptor completata. Siamo a metà esatta. E il contratto più vicino è qui. Artisti promettenti.
padre? La carenza di grano dovuta allo scarso raccolto di quest'anno ha fatto salire... Minchia, quanta grana stiamo facendo però. Godo troppo. Mio Dio, ma è impazzito. Quinta SWAT. Ordine del giorno, l'avevo detto prima. Cioè, tipo, è stata la mia prima o seconda scommessa. Ok, c'è da raggiungere il bersaglio. Eccoli qui, i miei ladruncoli di fiducia. Sempre vanno assoldati, sempre. Eccolo! Prendi... Fuori. Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole che tutta la cittadinanza... Ci siete? Oh. Forza. Io ti ammazzo! Zitto anche tu. Minchia, quanti ne sto facendo fuori. Sei morto! Eccolo! Lì! Nulla lo vieta! Fuori anche tu. Il divertimento sarà scarso per chi ci rimetterà una gamba. Ok, il bersaglio va seguito. L'arte del cambio ammonisce i suoi membri a non fare affari con i bentivogli e di Bologna. Tale misura. Tranquillo che non vado a fare affari con i bentivogli di Bologna, non ci vado. Tranquillo che... Laggiù in mezzo alla feccia. Poi sta veramente sereno che non ci vado dai bentivogli di Bologna. Ok. Il prezzo della perfezione non si misura in monete. Anzi, si misura in centimetri. Credi a me come si misura. Che si sono uniti alla mia bottega. Beh, lui va abbastanza veloce, quindi presumo che questa rincorsa avrà una fine molto presto. Appunto. Fate del vostro meglio. Sì, certo. Ve la do io la punizione che meritate. Su! Laggiù! Vedrai come ci divertiamo. Due. Laggiù, eccolo! Addosso! Bravo, bravo. No. Tre. Quattro. Combatte anche lui? Vabbè, tanto l'obiettivo è stato raggiunto e quindi ce la possiamo anche andare a gambe volendo, fantastico. Ok. Ordine del giorno andato. Oh, che bello quando è vicino. Ah sì. Io dico che adesso mi fa fare il capobranco. Non so perché me la sento. Un ago e un pagliaio invece. Ok, uccidere in maniera silenziosa. Ricordate, uccidere in maniera silenziosa. Quindi prima passo da loro. Pronto. E venite con me. Qualunque cosa debba fare deve essere importante. Ho rimedi. Eh beh, un pochino importante lo è, sai.
Agenti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Può fare di voi l'invidia della città. Andiamo. Ah, ok, sono su. Ok. Laggiù! Tu, fuori. Prima di tutto. Ladri, dove siete? Eccoli qui. Pensavo di averli persi. Non potete entrare qui. Ok, sicuramente sarà a terra il cospiratore. Qualcuno dovrebbe andare in giro. Avete visto cosa è successo, vero? Morite dalla voglia di dirlo. No, non ci tengo, sai. Ok. Bersaglio individue. Si aggancia e si agisce. Che culo. Che culo. Questo io lo chiamo grosso culo. Grossissimo culo lo chiamo. Ehi, cosa credi di fare? Cosa vuoi che facciamo? Che ti diamo un bel premio? Magari per la tua idiozia. Allora, basta sciocchezze, chiaro? Ok, fra. Prima che fai ti taglio qualcosa. Hai capito? Ne rimangono esattamente due. Il capobranco e missione di pace. Che poi sei tranquillamente qui. Venite da Truncoli, venite con me che mi servite. Pesce fresco di giornata! Oh! Il biennale è stato posticipato per via delle questioni legali che riguardano il gonfaloniere. Portate qui i malati e i feriti! Salute a voi. E si risale su. A dove siamo saliti prima. Cosa fa? Ma è pazzo! Ok. Il capobranco, missione di pace. Io dico che è missione di pace. Una volta ci la zecca 50 e 50. Esattamente così, missione di pace. Uccidi 10 bruti in 60 secondi, però. Fammici arrivare prima, no? Ok. Secondaria più difficile che abbia mai incontrato in un videogioco. Bene. Io ci provo assoldando i ladri, ma non è detto che funzioni. Non è assolutamente detto. Beh, bravo, fatti anche del male, dato che ci sei, no? E qua bisognerebbe trovare dei mercenari che però non ci sono, perché non si trovano. E altrimenti il piano B potrebbe essere una bomba fumogena, ma non ci siamo ancora arrivati al punto di averla. E quindi dobbiamo completare sta missione così, come viene. Ovviamente usare sempre la macellata, la doppia la macellata. Oh, immagino che non la... Almeno quella, ragazzi, abbiatela, perché se no veramente non cavate nessun ragno dal buco. Ed è consigliabile prenderli dal dietro. Fuori due. Fuori 7. Ok. Bloccatelo. Ok. E voi sareste un eroe. Ok. 30 secondi per farne fuori 2. Sono una donna onesta.
Ole! Che sudata, ragazzi. Lasciatemi in pace. Ma ne era rimasto in vita uno? Allora si fa così. Brutta. Tra l'altro ci ha aumentato neanche poco il livello di sospetto, però va bene così. Va bene così, ragazzi, va bene così. Buongiorno. Mamma mia, come mi stai descrivendo, però, sì. L'ultimo, l'ultimo sarà il capobranco. Salve. Il raduno biennale. Portate qui i malati e i feriti. Questioni legali che riguardano il gondoliere. I ladri fanno bene a seguirmi, perché non si sa mai. E interagiamo. Ok, qua bisogna seguire. Fantastico. Vabbè, voi venitemi dietro se ci riuscite. Madonna, Ezio. Tutte le volte così. Via, via, tutti quanti, via. Pischero. Ogni volta che lo dice tipo muoio. Ops, no 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 no. Evitiamo di partire con un autogol. Cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Ma cosa? Dai che è l'ultimo, dai che è l'ultimo, dai che è l'ultimo. Cosa sta facendo? Avanti amici, qui il cliente ha sempre ragione, specie se segue i miei consigli. Addirittura. Ok, quanto manca? Che poi credo che la didascalia della missione fosse uccidi i suoi bersagli, quindi non solo lui, i suoi bersagli, che è ben diverso. Salute.
Infatti l'inseguimento va avanti tranquillo, eh. Cioè, come se niente fosse. Si salutano, fantastico. Dai, su, che c'ho da andare a cena, su, forza! Provate le mie salsicce! Cosa? Che poi lo sto pedinando così, è proprio tranquillissimo. Ok, va, questa era vietata, ok, fantastico. Via, subito! Bondi, salutatemi donna Caterina. Bene, sapete cosa fare. Bene. Non si scappa! Ok, adesso comincia la festa. Sono solo di passaggio, non c'entro niente. Coraggio, siamo con voi, amici. Certo, questa roba qua fa piuttosto cacare, va detto. Pensavo fosse granché invece di aspettare di darmi quelle belle che magari ti daranno a Venezia, perché qua, ragazzi. Risparmiami di grazia. Non farlo. Non farlo l'impatto. Oh. Sei tu il capo. Dai. Dai che è l'ultimo, su. Tanto tu ti togli dal cazzo. Dai, 2000 dentro la cassa e fine dei giochi. Mi devo assai abbassare il livello di sospetto, perché questo contatto d'assassinio mi ha lasciato mutande proprio. E dovrò stappare almeno 3 manifesti, perché sennò non ce la faccio. Vabbè, li strappo e ci salutiamo qua. Solo una scusa per stare un po' più insieme. Dio del cielo, finirà col far del... Dio delle città. Bullshit. Eccolo, fermatelo. E lo so che siete sui piedi di guerra con me, lo so. Tutto freschissimo! E va bene, con questa, ragazzi, anche i contratti di Firenze se ne vanno.